E un punto straordinariamente contento, i complimenti assolutamente vanno alla squadra, ai ragazzi, partita difficile, sapevamo di questa grandissima voglia dell'Avellino di portare a casa i 3 punti. Noi siamo venuti qui ad Avellino molto ma molto rimaneggiati perché non avere 12 infortunati, tra squalifiche e infortunati. Oggi ho dovuto portare con me, eravamo 19 ragazzi, ho dovuto portare in panchina ragazzi anche della Beretti, insomma 3-4 ragazzi della Beretti, in campo eravamo 7 under, di cui 4-2000, insomma. Però i ragazzi hanno fatto bene, si sono sacrificati, mi è piaciuta la sofferenza anche nel secondo tempo, perché ci sta che l'Avellino può fare i cambi, quali cambi che ha l'Avellino. E invece tu purtroppo non puoi fare assolutamente tanti cambi perché c'hai ragazzi 2001 in panchina e allora la sofferenza ci sta. Mister, si può dire che questo sia stato il pareggio più difficile che lei potesse riuscire a strappare? Difficile per la qualità e voglio dire per le assenze che avevamo, però io l'ho detto alla vigilia che le assenze non dovevano essere un alibi, no? Per noi, perché se si perdeva la partita ero qui a commentare anche una sconfitta, ma non creavo alibi. E quindi io sono molto soddisfatto. Tanto il primo tempo abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, molto bene. Non male che nel secondo tempo entra Albadoro, entra Fageme, entra Ferretti, entra Izzillo. Vorrei anche vedere se non soffro. Non credo che sia stato un campo difficilissimo. Per quello che era successo alla vigilia, penso di sì. Che poi il primo tempo, insomma, sia Spaltro che Di Roberto hanno fatto e Germinà hanno fatto benissimo. Cioè, noi potevamo anche andare in vantaggio nel primo tempo. Al secondo tempo poi c'è stato l'Avellino che è venuto fuori, ma era normale e quindi c'è stata la sofferenza. Io credo che oggi, a parte Castagna, ma Marzupio 2000 abbia fatto il centrale difensivo, abbia fatto una partita stratosferica, no? Non ha sbagliato nulla. Forse, ma io dico, quasi, tutti i ragazzi hanno fatto bene, forse un po', ecco, Castagna non è stato supportato oggi da Matera, perché nelle occasioni precedenti Matera ha fatto sempre delle grandi prestazioni, è stato quello che un po' trascinava anche Castagna, oggi invece è stato un po' al contrario. Sembra che abbiamo preso qualcosa come 12 calci d'angolo. No, onestamente io dico che ognuno nel calcio può ottenere il risultato come vuole e quindi onore e merito a chi ottiene un risultato, perché poi pareggiare ad Avellino è un buon risultato per la Cavese, però perdere tempo dal primo fino al centesimo mi sembrava onestamente di rivivere una partita degli anni 50, 60, cioè Matino è andato a terra in 5 minuti 3 volte, nei primi 5 minuti. Io capisco tutto, spezzettare il gioco, come capisco che avevano 11, 10 assenze, avevano 3 giocatori, che Russotto giocava e non giocava, adesso parlo io, Marzorati era il giocatore mancante e probabilmente Rocchi. Io non l'ho mai detto, avevo fuori Zullo, avevo fuori Bertolo, che non si sono mai allenati, avevamo fuori Laezza. Cosa posso dire? Rabbia, perché il primo tempo non mi è piaciuto, perché poi giocare in un ambiente così, secondo tempo diciamo che negli spogliatoi siamo stati un po' aggressivi. E poi mi sembra che loro sono venuti fuori 4 volte con 4 palle lanciate lunghe, li abbiamo tenuti bassi per 50 minuti. Purtroppo non abbiamo vinto, però per distribuzione, per giocata, per intensità, ai ragazzi non posso dire nulla.